Italia a secco di ori, ma non di medaglie, al termine della prima giornata di gare delle Universiadi di Napoli. Un argento e 6 bronzi, recita il medagliere azzurro, per un totale di 7 medaglie. È arrivata dai tuffi la prima, con il 22enne triestino Gabriele Auber, Università Nicolò Cusano, che si è classificato terzo nella finale di trampolino da un metro. Matteo Ciampi ha regalato la prima medaglia nel nuoto all'Italia, con l'argento nei 400 stile libero. Doppia medaglia di bronzo nel nuoto per la staffetta 4x100 stile libero femminile e anche maschile. Paola Biagioli, Gioele Maria Origlia, Giulia Verona e Aglalia Pezzato hanno chiuso al terzo posto. Questo è il bilancio azzurro in una competizione che dopo la prima giornata parla asiatico, con Giappone e Cina in testa al medagliere, con 3 ori ciascuno assieme agli Stati Uniti. Oggi ancora tante gare, con scherma, ginnastica artistica, judo, tiro a segno, nuoto e tanti italiani in gara. E Napoli splende nel mondo. 1 miliardo di persone, con 81 paesi collegati, hanno visto risplendere il San Paolo per una festa da 30.000 spettatori. In una notte la città ha rivissuto l'effetto del G7 per un inno all'Italia unita. E poi tutti sono rimasti stregati da Erika, la bellissima atleta sudafricana, campionessa di salto in alto, che è diventata Miss Universiadi. Sullo sfondo l'impatto sull'economia, con un dato certo: gli atleti arrivati da tutto il mondo sono ghiottissimi di mozzarella, caffè e sfogliatelle, ma protestano i commercianti della Galleria del Mare, passaggio obbligato per gli atleti, in cui gli esercenti lamentano la scarsezza degli incassi. Qualche disagio nel Casertano, dove a Castel Volturno la formazione kazaka è rimasta per ben 3 giorni senza bagagli. E poi uno degli sportivi rimasto infortunato, trasportato in ospedale al Pineta Mare, visitato per l'infortunio, è rimasto al pronto soccorso in una lunga attesa, dimenticato dai suoi accompagnatori.